Buongiorno amici e benvenuti ad un'altra puntata di Mezzogiorno e Mezzo di Atrico. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno sto cazzo. Buongiorno sto cazzo anche a voi. Oggi quanti ne abbiamo? 24 ottobre 2023. Ok, sappiamo tutti cosa è successo ieri. Ma anche no. Diciamo che la notizia in auge, in auge, è un po' questa cosa dei diritti sportivi. Questa sì, che è una bella montagna di merda. Dei diritti televisivi eh, che poi scopriremo nell'arco della puntata. Ma iniziamo come tutte le mattine, ci mancherebbe altro, con i nostri journali, journali, journali. E poi dice: uno se è buttato al ponte del pubblico. Allora, iniziamo con la calzetta delle minchioni interisti, che giustamente. Torna, torna al suo classico splendore nero azzurro che schifo! Ma, che schifo! Uh, in alto titolo la Juve sfida Milano, dire, come ti permetti, tu, brutta sporca Juve di sfidare le milanesi? Ma sicuramente a centro pagina abbiamo il titolo: eh, Torna la Champions, torna solo l'Inter. Ecco qua: Champions stasera con le inter totale. Ma che cazzo, stai? in salisburgo stasera inzaghi su ogni fronte Ma può piazzarsi in testa al gruppo per poi tentare da lungo nella corsa scudetto insomma è tutto un sogno magico eppure col calendario che hanno avuto a favore questi boh, ancora vengono esaltati vabbè 5 per 4 8, 5 per 5 10 e, e poi giustamente c'è cioè, Gioca, ma non, non importa molto, gioca anche il Napoli. Ma davvero? Vabbè, ma l'importante è l'Inter, no? Napoli guida Quara. Questo, giusto così, per accennare uh, sul Milan sulla destra. Le AO servono i gol. Mamma Mbappé, il mio Kilian, milanista vero, ma vabbè, a fanculo, diciamo che. Bappè, classico giocatore che ogni volta che gioca contro la squadra, diventa tifoso della squadra avversaria. Non si capisce perché. Una volta diventino, una volta è interista, una volta è milanista. Eh, funziona così. Tonali va a patteggiare. Ma davvero? La difesa ch chiede 10 mesi di stop. Ma davvero? Patteggiamo ad cazzum. Ma vabbè, ma non fa niente. Diritti TV. Con Da Zone Sky. C'è l'accordo per 5 anni. Che bella merda. Poi ne parliamo, perché la cosa è bella succulenta. Passiamo poi dalla calzetta degli interisti al Corriere dei Babbuini di Zazzarella Zazzaroni. Dimmi quando tu verrai. Allora, cosa dice il Corriere dei Babbuini? Inzaghi sfida a Salisburgo ore 18:45, Garcia a Berlino ore 21. Mission Impossible. Inter e Napoli. Serve la spallata per gli ottavi. Meno male, questo è un titolo già che mette in risalto le due sfide, non come la gazzetta che oramai vede solo nero azzurro. Vabbè. Ehm, sconto a tonali... Oh, no, un scondono, uno Non si preoccupi, faccia il prezzo com'è. <ride> non si capisce perché c'è lo sconto a tonali così. Sconto a tonali, patteggiamento in arrivo. Che per chiudere la pratica, giustamente, eh, meno di un anno di squalifica. Diritti TV, là, voilà, quasi 5 miliardi. De Laurentiis si ribella. Fanta. Allegri trasforma la Juve, 20 punti in 9 gare, terzo posto, solo 6 gol incassati. Io mi tocco le palle, scusami, eh, ma... Ovviamente si gratta furiosamente, anche perché Zazzarella porta a sfiga. Va bene, questo per quanto riguarda il corriere dei Babuens. Andiamo a tutto a sporto da Touraine e si nota che è un giornale di Torino perché giustamente come la Gazzetta fa solo i titoli per l'Inter... Tutto sport, non si capisce perché, fa solo titoli per la Juve. Vabbè, sfuriate e Spogliarelli, Max ha ah, il fuoco dentro. C'è un titolo che non serve a, completamente a nulla. Cioè, vabbè, Juve Scudetto Allegri on fire. e digitato in culo Vabbè, non si capisce. Poi c'è il trafiletto in tre Napoli agli ottavi. Vi aspettano, ma non, non capisco. Io, in certi giornali, ragazzi, mi fa fatico. fatico, Non so perché. Da zona più Sky per 5 anni ridate valore al calcio. Sti cazzi, andiamo bene, proprio bene. Valore al calcio, Sky da zone, andiamo bene, come diceva Sorella. Ok, questo per quanto riguarda i giornali. Andiamo a vedere. Cosa dice invece questa bella notizia? Un po' una notizia, ragazzi, che vi avevo anticipato nei giorni. nei precedenti giorni sulla questione di tra virgolette scommettopoli, scommesse corona indagato per diffamazione. Ma veramente? E come è possibile? Aggravata diffamazione aggravata contro il e il Casale. Gli avvocati dell'attaccante della Roma e il difensore della Lazio hanno presentato il querela e la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta. Ma veramente? Ma che cazzo? Ebbene sì. Questo da giudice diventa galeotto. Ma era prevedibile solo in Italia si può dare peso a una persona del genere. Sei un coglione invitato in tutti i talk show, hai compresa con Lauti Caupensi. che figura di merda, eh, invitato in tutte le radio, che figura di merda, io sono qui, io sono lì, voi non siete nessuno, che figura di merda, con tutti i giornalisti che dicevano Sì, è regione capo, si sì, è regione capo, che figura di merda, una figura, di, possiamo dire, una figura di merda sociale inenarrabile, questa qua, inenarrabile, vabbè comunque, Corona come... Previsto dalle situazioni, si è inventato un sacco di frottole, e adesso si inizia a prendere le sue, eh, le sue denunce per diffamazione aggravata. E questa è la prima, secondo me, ne arriveranno anche altre. Caro corona, il gabbio ti aspetta, anche poi, perché poi si è plurigiudicato, puripregiudicato <ride> giustamente, giustamente, giustamente il eh? ma dal pluripregiudicato passiamo alla prima rubrica bella di questa matin, questa matin, io direi che torna un gran personaggio, torna un grande personaggio. Non vi svelo nulla, ma vi lancio la sigla Allora, Zazzaroni, Zad, la Zazza più bella della TV italiana, eh? Zazzaroni su Corriere dello Sporco. Max, che senso sia? Ho detto anche Corriere dei Babbuini. Scudetto tra Napoli e le milanesi. La Juve come i cinesi in riva al fiume. Oggi, buongiorno. Bellissimo, grazie, da, applauso a Zazzaroni. Allegri è semplice, dice, no? proprio è, come per dire lasciamo perdere, no? lasciamo stare. Prima ha scalciato una bottiglietta, poi si è tolto la giacca, è rimasto in camicia e cravatta. Allegri si è liberato anche di quest'ultima. E se la partita fosse durata altri 15 minuti probabilmente l'avrebbe chiusa in mutande. <ride> mattacchione. Eh, seminudo... <ride> ma più che soddisfatto perché è andato esattamente come aveva sperato. Ciò o oh, ciao. Ciao, ciao gli ha dato una grossa mano lasciando il Milan in 10 al quarantesimo del primo tempo, ma il resto è tutto suo, frutto delle conoscenze del calcio che oggi può fare, più di quello che sa fare. Piole ora ha un punto in più dello scorso anno, Allegri 7 come in Zaghi, ma il prodotto non cambia, però scudetto ci sono Inter-Napoli, il ritardo, lo metto in ritardo, e Milan. E sti cazzi! La Juve è il cinese. Che ci dobbiamo cazzi! Che attende il rivo al fiume che gli altri anneghino nei loro limiti. Grazie, Zazzarella, per tua, questo tuo articolo fantastico. Allora, siamo passati ad essere i cinesi del campionato, i farlocchi i cinesi del campionato. Grazie, Zazzaroni, ti ringraziamo e ti bene diciamo e passiamo finalmente alla questione dei diritti tv allora sappiamo benissimo che sulla questione dei diritti tv c'era l'incalzante parlando appunto di delinquenza c'era l'incalzante eh, spinta di lotito e cairo inna capita ancora due personaggi puliti Pulitissimi, che spingevano per la vittoria dei diritti televisivi a Skyda Zon Solo po tempo che mi stai facendo perdere mi devi in bocca. partiamo dal presupposto che eh, la scorsa asta si era chiusa a un miliardo e tre Questa si è chiusa a 900. Diciamo che <ride> eh, è scesa di un bel po' eh, è scesa di un bel po'. Non si capisce perché poi si è firmato un contratto di 5 anni. I taggi là perché dovevi trattare Non si è capito il perché. Tra 5 anni potrebbe, non solo il calcio, ma proprio il mondo potrebbe cambiare. Questi fanno i contratti da 5 anni. Vabbè, eh, a parte poi, diciamolo apertamente, la qualità del prodotto molto scarsa. Che ridà Avete visto in Mila Juventus cosa è successo su Dazzano l'ultima giornata. Ma evidentemente ha lotito e sta bene? Stanchini di sorda e cattiveria. A Cairo sto bene, E' avanti così. E che dobbiamo fare, questo è, ma in questa situazione, in questa situazione però, attenzione che c'è da sottolineare una cosa: mi spiace dirlo, ma devo dare ragione questa volta a il papone. Ebbene sì, le parole del papone di ieri per me sono incomiabili, sono parole perfette secondo me non è competente. Ha descritto un po' la situazione. E devo sottolineare anche un'altra cosettina, ma giusto per. Perché, come vi avevo detto precedentemente in un video, c'erano molti club schierati contro, schierati contro questa decisione, no? Vi avevo messo il Milan, vi avevo messo la stessa Juve, vi avevo messo... c'era la Salernitana, c'erano un sacco di club contro, Roma, eccetera, eccetera. E non si capisce perché... Nell'ultima votazione proprio queste squadre, compresa la Juventus, ha fatto marcia indietro. Le uniche che hanno votato contro sono state alla fine Cagliari e Salernitana il Napoli si è astenuto. E Milan, Roma, Juventus, Fiorentina e via dicendo hanno votato a favore. Chissà. Chissà che qualche... eh? Come al solito... Noi ci mettiamo sempre in mezzo per queste cose. Ma eh, caro Elkan, caro Elkan, caro Elkan, non si mai... due! Sei tornato il leccaculo della FGC di una volta. Grazie Elkan. Applauso ad Elkan che ci sta rovinando, Grande Elkan. Sei il numero uno. Eh, anche tu... Caro Elkan, stai contribuendo alla rovina del calcio italiano. Bravo. Continua così. Ora c'è tanto un bravo ragazzo, ma è veramente il coglione. Chiudiamo la situazione dei diritti televisivi e io direi di passare, ragazzi, alla rubrica che tutti quanti aspettano. Non fate i furbi, perché questa è la rubrica che tutti quanti aspettano. Quando arrivano questi momenti sale la temperatura. Ebbene sì, passiamo alla rubrica tanto bramata dell'ognania market. Sigla. di chi parliamo questa mattina mamma mia ragazzi che cosa è? qui abbiamo due palloni aerostatici di Mary Arreghini da Miss Italia al pallone e Black Eyed Peas chi è questa Maria Arreghini? Ah, buone, buona. Ah, non dica queste volgarità. Io dico le volgarità. Continua a volare, cazzo al cazzo, con quei due palloni aerostatici. La bellissima conduttrice televisiva di 25 anni, nata a Oggiono, provincia di Lecco. Sì, che strani tasti. Grazie. Eh. Da dove poteva nascere, una così solo in provincia di Lecco. Uh, comunque, si è buttata nel mondo del pallone. E la definiscono, il Sun la definisce come la nuova Diletta Leotta. Ragazzi, adesso vi mando le foto, godetevi le sue splendide foto. Cos'è? È Maria Arreghini Secondo me, Diletta Leotta se l'è mangiata e l'ha messa, e ha messa nei due, come si chiama, nelle due gobbe. Perché qui non se ne è proprio. La vediamo qui in Miss Blue, e poi con la classica cartelletta. Qualcuno si è accorto che c'è la cartelletta in mano? Nessuno, e poi qui la vediamo con la maglietta bianca. Che <ride> bocce! Cioè, come cazzo, è possibile ancora con la maglietta bianca? Non si può guardare. Eh, eccola qui, la nuova, la nuova Leotta. Ecco, io vorrei un piacere. <ride> Ma questo, questo video in costume non si può guardare. Vorrei un piacere, mi fate un piacere, un grande piacere. Ecco, eh, scrivete nei commenti qualcosa, un voto, un giudizio, qualcosa, qualsiasi cosa, un, fate voi, sbizzarritevi, scrivete nei commenti qualsiasi tipo di cosa, Fa, fate voi, io, no, io sono in estremo imbarazzo, devo dire, in estremo imbarazzo. Vabbè, comunque chiudiamo questa, questa puntata di Market. Giro verso sinistra prima possibile perché non se ne può più. Salutiamo Maria Arreghini Ciao Maria, vi dice a trovare spesso. Ciao. Chiuso il discorso di Maria Arreghini passiamo all'ultima rubrica del giorno. Ragazzi, torna in auge uno dei personaggi più discussi e più anti-juventini della storia del mondo, anzi del Monte. Io non vi svelo nulla, ma forse avete già capito, ma faccio partire la sigletta, siglona, siglaccia sigla. Cadante. viamos vaipostaamore a che l'nuncia avanzato casino figlie cucchiina senza cor ciò fai mano che mano senza yes Oh yes oh è tornato il cornutone è tornato il cornutone sentivamo la tua mancanza grande cornutone sentivamo la tua mancanza un cornuto Montero. Saluta. Ciao. Eh, torna al cornutone Paolo Ziliani dal suo esilio in Portogallo. E sulla questione di Alleri che durante la partita col Milan si spoglia. Si, diciamo <ride> fa questo spogliarello. Cosa scrive il nostro cornutone preferito? Cornutone di Prima Categoria. Il suo club. Cioè sarebbe la, poi la Juve, il suo, il suo club rivolto ad allegri può mostrare allo stadio il numero di scudetti che vuole. Eh beh. È come se io a casa mia non potessi fare che cazzo voglio, io a casa mia ritengo che a casa mia è questa, io voglio mettere una statua della Reghini qua. Uh, tifosa della Juve. Saranno cazzi miei, è a casa mia faccio quello che voglio. Vabbè, comunque lui a bordo campo può fare quello che crede. È stato ammonito, caro Cornuto, per quello che ha fatto, ciò in piena regola. Se uno sbrocca viene ammonito, ma non ha offeso nessuno, né tantomeno l'allenatore avversario, né tantomeno l'arbitro. Ha sbroccato di suo ed è stato, come da regolamento, ammonito. Vabbè, può fare quello che chiede, davanti agli occhi di tutti, bambini compresi. Ma sinceramente non vedo tutto questo gesto diseducativo. È un allenatore in transagonistica che butta la giacca, vabbè. Ed Presente allo stadio davanti alla tv della FIJC, quanto sei caro, e della AJA, sarebbe l'AIA, benediscono dall'alto Serie A sempre più ignobile e inguardabile. Amen. Ciao! Va bene, eh, applauso al cormutore perché... Non so più che dire ragazzi. Se ne inventa sempre una nuova, è un grandissimo. Salutiamo sa, il cornotone e Montero saluta la moglie del cornotone. Ciao, grandissimo Paolo Zigliari. Ragazzi, con questo è tutto. Eh, spero che quest'altra puntata di Mezzogiorno e Mezzo di Attrick vi sia piaciuta. Mi raccomando lasciate like, soprattutto iscrivetevi al canale. Se potete se volete condividete questo video. Noi ci vediamo domani mattina per un'altra scoppiettante puntata di Mezzogiorno e Mezzo di Attic. Un saluto dal vostro Attic. Ciao.